Cesare Pogliano ha una rete pesantissima, ha consentito al Lumezzani di andare all'intervallo sull'1-1 e recuperare subito sul Mantova. Sì, è stato un gol che ci ha permesso di finire il primo tempo alla pari e soprattutto a livello di atteggiamento ci ha permesso di rimanere in partita. Avevamo preso un gol su comunque un'azione che stavamo costruendo noi per cercare di arrivare al gol e loro sono stati bravi a sfruttare le loro caratteristiche. Noi però non abbiamo mollato niente, abbiamo fatto vedere che oggi l'atteggiamento era quello giusto, diverso da quello di Sesto e nel secondo tempo quindi ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Quanta gioia c'è per il raggiungimento di questo obiettivo? Ma ci tenevamo un sacco, soprattutto dopo la brutta prestazione a Sesto, soprattutto a livello di atteggiamento, perché sappiamo il valore di questa rosa e noi nei playoff volevamo andarci fin dall'inizio, ancora prima di raggiungere la salvezza e siamo contenti che sia arrivato con una giornata d'anticipo e ora nell'ultima cerchiamo di prendere la posizione migliore che possiamo prendere in classifica. Successo è arrivato davanti a un bellissimo pubblico. Finalmente si è riaccesa la passione in città. Sì, penso che nelle scorse partite in casa abbiamo dimostrato un bel atteggiamento e quindi la gente sente questo attaccamento alla maglia dei ragazzi, l'abbiamo dimostrato anche oggi e quindi siamo contenti che ci diano una mano perché comunque i 90 minuti si fanno sentire e una spinta da parte dei tifosi fa solo che bene. Intanto record di reti per te in una stagione. Sì, è qualcosa che mi mancava in carriera, nel senso che non ero mai andato oltre il gol. Quest'anno sono riuscito a farne tre. Speriamo magari di farne qualcun altro ai playoff, però sono contento di poter aiutare la squadra anche da questo punto di vista. Grazie. Grazie.